nessuna operazione distrattiva, anzi due operazioni economiche che dimostrano il sostegno continuo che il gruppo Pundirenti ha dato nei confronti di Wind. È finita per la difficile trattativa con Alitalia, che ha avuto una conclusione per noi negativa. Noi abbiamo anche presentato una denuncia nei confronti dei dirigenti di Alitalia per quella vicenda. Vorrei infine ricordare però che il concordato si è fatto perché la società finale è intervenuta a nome garante dell'attivo del concordato e perché il signor Pundirenti personalmente ha accettato di pagare una decina di milioni ai creditori di Wind. Il signor Pundirenti è stato un imprenditore che ha fatto delle scelte imprenditoriali sbagliate, ma che ha pagato sul piano economico.